La divisione femminile dell'SAW continua a crescere. A Colossal abbiamo visto Myla Grace e la scorsa settimana a System abbiamo visto anche debuttare un'altra atleta britannica dalle giovani ma grandi speranze, sto parlando di Jade. Jade è stata protagonista di un match all'ultimo sangue, mi verrebbe da dire, con Elektra, Elektra che però dimostra cosa vuol dire essere the face of perfection. Quello che abbiamo visto in Elektra è stata tanta rabbia e tanto livore, perché lei crede che la sua sconfitta patita a Colossal sia colpa di una sola persona, Myla Grace, e lo ha detto a chiare lettere. Possiamo sicuramente aspettarci tra queste due grandi wrestler un match nel prossimo futuro, ma quello che succederà invece questa sera è un match tra Myla Grace e Swan. Quindi stiamo parlando di due grandissime protagoniste, questa volta però una contro l'altra, senza nessun altro tipo di interferenza. Un match tutto da vedere. Da vedere anche è cosa succederà per quanto riguarda la storia tra la Legione e ciò che rimane della Darkest Hour. Abbiamo visto, no, cosa è successo. I due capi carismatici della Legione, Nick Wave e Ivan Blake, volevano impartire una sonora definitiva lezione a Ivan Lacroix, volevano regolare i conti. I conti non li hanno fatti bene, perché all'appello mancava ancora un membro della Darkest Hour. Sto parlando del mastodontico Koura. Nell'antica lingua uralica, Koura vuol dire preda. Scopriremo molto presto, secondo me, chi questo gigantesco combattente ha deciso di fare diventare la sua prossima preda. I'm tough enough.